Perfetto. Allora, Giorgio, purtroppo prima si è interrotto la linea, adesso riprendiamo il discorso. E nel frattempo, sì, diciamo che si è interrotto. Io direi che l'hanno interrotto. In ogni caso andiamo avanti. Ti vorrei riproporre. Ma perché questi sono capaci di tutto? Ti immagino, sono capaci di interferire sulle nostre chiacchierate. Ma quello è il meno che possa accadere. Ti volevo dire. Milioni di dollari che spendono per le intercettazioni. Certo, te lo devo dire, un'altra notizia che sto leggendo adesso su Syria Free Press, eccola qui. Sì. Dunque, si dice che le Nazioni Unite hanno ammesso, cioè hanno chiesto dunque l'accesso, cioè meglio, le Nazioni Unite, gli ispettori delle Nazioni Unite hanno detto alla Siria che loro fino a sabato non possono fare l'ispezione e poi hanno detto che i ribelli hanno usato il gas sarin e non l'esercito di Assad. Ecco. Oh, molto importante. Ecco, questo lo dice la notizia che adesso leggo su SyriaFreePress.net e quindi qualcuno vuole andare a vedere se c'è la notizia. Poi c'è un articolo. Ecco, se qualche coglione aveva dei dubbi, adesso probabilmente questi dubbi gli sono stati tolti, no, posto perché... che i coglioni abbiano un minimo di importanza nella storia del mondo, perché i coglioni non servono a niente, servono solo a fare marcia, a applaudire il vincente del momento. Purtroppo è tipico, no, perché per esempio in Italia mi risulta che abbiano fondato, mi pare, non so dove, se a Milano dove, sì, il famoso libro di prima, abbiano fondato un club dedicato al presidente della Russia, Vladimir Putin. Sì, quali tutti questi sostenitori, addirittura insomma contenti, anzi erano convinti che Putin in Siria insomma mantenesse duro, dimostrasse tutta la sua forza e determinazione a difendere quel paese e a respingere questi criminali che ormai sembrano che siano in procinto di attaccare la Siria, quindi anche se speriamo di no, ma sì. Per il momento non lo so. Però nel frattempo, però, come detto prima, tra parentesi, però parentesi la chiudo, se anche il Wall Street Journal ha ammesso che Assad ha fatto questo, quindi voglio vedere che faccia se Obama dichiara guerra alla Siria, chiuso la parentesi. Però quello che voglio dire è che Putin purtroppo in questo caso, mi dispiace dirlo, ma ha fatto una badogliata, cioè proprio a meno che, non lo so, però non si può. Ma senti, Badoglio era uno stronzo rincoglionito, perché era stronzo nel 1917. Sì. Stronzo perché traditore, 25, stronzo. Quando ha preso in mano il comando delle forze armate, stronzo, cioè quello sappiamo esattamente. Già. Esattamente. Tradì stupidamente l'esercito italiano e provocò la rotta di Caporetto. E tutto il resto. E poi si prese la responsabilità di quella fuga ignominiosa che poteva tranquillamente non farla, mm-hmm. Infatti la fuga fu fatta mm-hmm. su suggerimento di Kesselring, sì. Il quale sapeva quello che faceva. Ma certo. Per cui, al momento, dice, mi sono liberato di questi stronzi che avrebbero rotto i coglioni e non avrebbero comportato, come buona parte dei generali italiani rompevano i coglioni agli ufficiali superiori tedeschi, sì. Ma non concludevano assolutamente in nulla. In Africa, no? Specialmente, ma una cosa vergognosa. Sì. Andavano lì a rompere, sai come quelle mogli quando c'è una lite, no? Per strada, per dire così, no? Che la moglie tiene stretto il marito perché non faccia niente, mentre quell'altro mena il marito, no? Questo è tipico, no? Sì, allora, sì, sì. Sti generali italiani andavano a rompere i coglioni agli ufficiali superiori tedeschi, pretendendo chissà quali cose. Cioè, niente. Lo sappiamo, volevo sono dire, comportamenti adesso... che conosciamo. Esatto. C'è questa notizia qui, quindi speriamo che queste notizie, non so, questi signori abbiano la decenza di non far niente, perché davanti a queste evidenze... Ma sai, sì... Sai, queste notizie sono ambivalenti, mm-hmm. perché ad esempio la notizia che Saddam Hussein non aveva le armi di distruzione di massa, sì. Fu la vera ragione per cui gli americani attaccarono. Sì. Perché 10 anni prima la precipitosa ritirata degli americani fu determinata dal fatto che qualcuno gli disse: guarda che ti buttiamo un po' di armi di distruzione di massa, e quelli sono scappati immediatamente. Mm-hmm.
quando 10 anni dopo gli americani hanno avuto la certezza che quel cretino di Saddam Hussein aveva eliminato le armi di distruzione di massa, hanno invaso l'Iraq. Infatti. Per cui la legge fondamentale, che io ripeto in latino e che Hussein avrebbe dovuto conoscere, è molto semplice: civis pacem parabellum, punto e basta. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma è vero, quella è una legge romana che vale da tutt'oggi. Ma io una cosa voglio dirti: l'Iran è venuto fuori con un'affermazione del suo capo, diciamo. Sì. Il presidente, anche Khamenei, capo spirituale, diciamo, della rivoluzione comunista, ha detto che, in sostanza, ha detto che se succede qualcosa alla Siria, il primo a pagare sarà Israele. Ma sai perché dicono queste cose? Certamente. Dico così perché sanno chi è il mandante di questo casino. Ecco perché dicono così. Non solo che sanno chi è il mandante, ma sanno anche che sono in condizione di farlo pagare a Israello. Capito? Sì, esatto. Che mi ci sciacqua l'uccello, che mi ci sciacqua l'uccello a Israello. No, ma questa è la verità, cioè va detto la verità. Alla faccia di quel frocione di Bernard Henri Lévy, capito? Immagino. Ecco, comunque, allora voglio leggere sempre da questo importantissimo libro, l'autore è tale Zezima, che ha scritto parecchi libri, uno più interessante dell'altro, per denunciare le porcherie che fanno in America, che fa questa classe dirigente. E anche per dire che l'America è piena di disori, ci sono sempre stati. Durante il conflitto tra America e dei tirandesi insoddisfatti disertarono in massa e combatterono per i messicani, costituendo il battaglione St. Patrick. Questo battaglione poi fu in parte distrutto, i suoi membri furono torturati, uccisi, impiccati, e il capo di questa rivolta del battaglione St. Patrick fu mandato ai lavori forzati con un marchio messo a fuoco sulla fronte, tanto per dire quanto sono gentili i protestanti nei confronti dei cattolici irlandesi. Abramo Lincoln nel corso della guerra civile arrestò 13.000 renitenti alla leva e simpatizzanti dei sudisti. Tra il 1966 e il 1973 ci sono stati più di 500.000 di casi di disertione tra i soldati americani in Vietnam. Va bene? Quanti sono questo stati? Tanto per dire, quanti? Dunque, solo di diserzione, 500.000, solo di diserzione. Ma la cifra è enorme, sì. Com'è possibile? Ma quanti erano solo gli americani di diserzione, no, attento, non di diserzione, solo di diserzione, appunto. Non di renitenza alla leva, Mamma mia, ma una cifra impressionante. Questi scappavano. Sì, questi scappavano. Ma sei sicuro che... Tant'è vero che... Ma scusa, sei sicuro che 500.000, hai letto bene? Quella Madonna, più di 500.000, sì. Madonna, santa. Ma qui non fa... Ma no, ma dai, i numeri dicono tutto qua, Tra il 1966 e il 73. Pensa te, in 7 anni, cioè guarda che solo l'Italia nella prima guerra mondiale ha prodotto quei disertori qua, cioè circa 700.000, ma parliamo prima guerra mondiale, ma gli americani vietnami che sì, producono... Attento, sì, ma attenzione, era una diserzione dovuta al fatto, primo, che erano poveri ragazzi, io so, presi, strappati dalle campagne, scaraventati, che non sapevano nemmeno parlare italiano e non capivano nemmeno gli ordini che gli venivano impartiti. I meridionali in modo particolare. Scaraventati nelle trincee, ragazzi che erano stati fino il giorno prima, parlo di diciottenni, ragazzi che erano stati fino il giorno prima nel bambagio di quelle pur povere case coloniche del centro-sud. Esattamente. Al quale davano degli ordini a andare all'assalto, dove il 90% venivano massacrati. Poi c'è stato Caporetto, e vorrei ben vedere che non ci fossero state delle diserzioni. Ma no, ma è vero, no, ma quello dice vero. No, ma infatti sto dicendo, se qualcuno mi viene a dirmi che la prima guerra mondiale fu una guerra sentita di italiani, cioè nel senso generale, beh guarda, i numeri qui lo sputarono in pieno. No, perché se tu pensi che la seconda guerra mondiale, nei 3 anni che abbiamo combattuto dal 40-43, parliamo fino a settembre, ha prodotto soltanto 70.000 disertori, non 700.000.
C'è una differenza, eh? No, ha prodotto 70.000 disertori e una marea di volontari che sono andati prima nel 1940-41 e poi nel 43 per la Repubblica Sociale Italiana. Esattamente, c'è una differenza notevolissima, devo dire. Anche se la Prima Guerra Mondiale produsse volontari, ma come in proporzione erano molto meno di quelli della Seconda Guerra Mondiale. Ma io ti posso dire qualcosa di più in relazione a questo. La mia famiglia, mio padre, proveniva da una famiglia repubblicana interventista, no? E soprattutto il fratello più grande di mio padre, che poi rimase ferito gravemente in un assalto sul Carso, però si salvò, per cui si fece la prigionia a Mauthausen in Austria. Sì. Ma tornò conciato piuttosto male, e questi qui erano tutti interventisti, quindi il fatto che, ad esempio, nella famiglia di mio padre erano interventisti, ma dopo aver provato le prove della trincea, di questo interventismo gliene è rimasto ben poco, te lo posso garantire, capito? Certo. Pur essendo rimasti sempre nazionalisti, eccetera. Ma di quell'interventismo lì gliene è rimasto ben poco nel 1919. Certo. Chiaro, no? Certo. A vittoria avvenuta, oltretutto. A vittoria avvenuta. Certo, certo. Chiariamole queste cose, capito? Certo, certo, certo. Quindi noi ci troviamo... Allora, dicevo, l'abbiamo già detto altre volte, ma mi va di ripeterlo, il grande medico Nicola Pende, a proposito di tutti questi americani che non solo disertavano, ma scappavano di fronte ai Vietcong, accusò gli americani di essere capponi perché gli avevano tagliato le tonsille ed erano diventati tutti capponi, essendo le tonsille l'equivalente dei testicoli. E come già detto, sì. Va bene. Il grande endocrinologo Nicola Pende, capito? E colse l'occasione proprio per continuare la sua battaglia contro la radicale esportazione delle tonsille che all'epoca si faceva su tutti. Bene. Va bene. E l'altra cosa che sempre volevo dire sul ruolo della libertà negli Stati Uniti d'America... c'è una cosa interessante che penso che sia qui. La responsabilità americana nel sostenere e nell'armare Siad Barre viene ammessa di rado dai mass media, dice Jim Naurekas, giornalista di Fairness ed Accuracy in Reporting. Una delle eccezioni degne di nota fu Peter Jennings dell'ABC, che riportò che Siad Barre aveva ricevuto quasi 200 milioni di dollari in aiuti militari e quasi mezzo miliardo di aiuti economici. Siad Barre era un uomo italiano, degli italiani, della Somalia, che era a capo della Somalia, e sì, anche lì tutto quello che successe in Somalia comportò automaticamente... Giorgio, scusa, ti rubo un minuto, un secondo solo, che c'è una cosa... Sì, no, un minuto. Sì. E qui questa questione di Siad Barre è quanto mai interessante. E vale la pena di riprenderlo, sia pure a spizzichi e bocconi, perché è bene che i nostri amici sappiano che qui si sa tutto, cioè praticamente non è che queste cose sono nascoste, si trova tutto scritto nei libri, si tratta praticamente questi libri di andarli a cercare e andarli a trovare, e poi una volta trovati ed acquistati si tratterebbe anche di leggerli e capire più o meno quello che c'è scritto. Perché anche questo è una faccenda piuttosto interessante. Io dubito che quelli che abitualmente comprano il Corriere della Sera e Repubblicano siano persone che sono capaci di capire quello che leggono. Tuttavia, qualcuno ci potrebbe essere. Allora, tutte queste persone... Ti voglio dire una cosa? Sì, dimmi tutto. A proposito di Siad Barre, alla fine degli anni Ottanta, cioè prima che succedesse il caos in Somalia, fu intervistato da Paolo Granzotto, quello che cura, almeno fino a poco tempo fa, penso che cura ancora,
la rubrica delle lettere dei lettori. Dunque, Sir Barre disse, no, parlando di quando era giovane, che era allora, diciamo, più che un ragazzo, quindi conosceva benissimo, si ricordava benissimo di ciò che gli italiani fece in Somalia, disse questa cosa qui, disse queste cose che sono molto, molto importanti per far capire che cos'è stata la nostra politica coloniale in Somalia, e questo è sempre uno schiaffo a chi ancora oggi denigra la nostra storia coloniale. Esattamente. Come fa un certo angelo del bocca del buco. Allora, sì. In sostanza, Tiabara disse, quando ha bisogno di viaggiare, voi ci facevate le strade, ci facevate le ferrovie, stavamo male e ci avete fatto gli ospedali per curarci, avevamo fame, ci avete dato da mangiare, dovevamo studiare, ci avete fatto le scuole, ci avete dato i libri. Insomma, lui disse, qualsiasi cosa che ne aveva bisogno, voi italiani ce l'avete dato o ce l'avete fatte. Esattamente. Questo disse Sir Barre a Guadotto. Non solo, Sir Barre disse che addirittura, prima che lui cadesse, qualche anno prima, andò a Craxi a trovarla, no? E a Craxi, vedendo dei simboli del fascismo, rimase un po' infastidito, voleva farglieli togliere, e Sir Barre disse, no, tu non togli niente perché questi fanno parte della nostra storia. Grande leggerezza ed intelligenza. Di dignità immagini, ovvio. Allora, Siad Barre poi ovviamente è andato al potere, lì ha fatto alcune cose che qui c'è scritto, che è veramente interessante. Viene ammesso in rado dai mass media la responsabilità americana. Una delle eccezioni degne di nota fu Peter Jennings della ABC, che riportò che Sir Barre aveva ricevuto quasi 200 milioni di dollari di aiuti militari e quasi mezzo miliardo in aiuti economici. Jennings spiegò perché gli Stati Uniti ignorarono la corruzione di Sir Barre e gli abusi sui diritti umani. Per la soddisfazione di Washington, lui fu più che propenso a mantenere l'Etiopia alleata dei sovietici, impegnata in una guerra debilitante. Milioni di civili innocenti ne pagarono il prezzo. Quindi, infatti, sempre questo così, è abbastanza chiaro. Mettono i poveri contro per mangiarsi loro sopra. Esattamente, chiarisce l'origine vera di tanti conflitti che ci sono nel terzo mondo. Questo tanto per dirne una. Qui sì, ci sono talmente tante notizie, non sarebbe assolutamente il caso. Ascolta, no, adesso dovremmo quasi chiudere, dico, perché sì, appunto, chiudo con una frase di, ecco, Aldous Huxley. Sì, dimmi. Lo scopo della propaganda è di far dimenticare ad un insieme di persone che un certo altro insieme di persone sono esseri umani. Bello, molto bello. Allora, con questo, diciamo così, no, poi domani c'era un altro, una dichiarazione di Malcolm X. Il grande Malcolm X. Qui giace l'uomo giallo, ucciso da un uomo nero che combatteva per l'uomo bianco che uccise tutti gli uomini rossi. Ah, bellissima questa cosa qui, molto bella. Appunto. Senti, viva Malcolm X! Certo, direi proprio di sì, in questo caso specialmente. Allora, senti, ci sentiamo domani, che abbiamo presentato il discorso. Va bene. Ti ho detto io. Ti saluto. Ringrazio e a presto. Ti saluto. Ciao. Stammi bene, ciao. Ciao.